Salve a tutti, mi chiamo Tommaso Braccini e insegno letteratura greca e filologia classica presso l'Università di Siena. So che vi state avvicinando al momento fatidico della maturità e mi immagino, per esserci passato anch'io, che vi stiate dando da fare per trovare agganci tra materie diverse e quindi che so tra storia e letteratura latina o tra letteratura greca e italiano. Ecco, uno dei campi più fertili nel quale effettuare la ricerca di contatti interdisciplinari è senz'altro quello del mito. I miti classici sono stati ripresi infinite volte, ripresi, rielaborati, reinterpretati, rivissuti un'infinità di volte fino ai giorni nostri. E dunque, da questo punto di vista, sono assolutamente importanti. E questo vale non solo per i miti più noti e più conosciuti, ma anche per quelli che magari ci vengono tramandati soltanto da commentatori o eruditi antichi, poco noti, oscuri. Diciamo i miti che conosciamo attraverso le note a piè di pagina dell'antichità. Anche questi possono essere estremamente produttivi per chi voglia fare appunto una ricerca di tipo interdisciplinare. E un mito del genere è proprio quello di cui vorrei parlarvi in questa breve lezione. Si tratta infatti del mito di Litierse, nome che sicuramente non è molto noto. Si diceva che Litierse fosse re di Celene in Frigia e che fosse caratterizzato da una pessima abitudine. Infatti, ogni anno, al momento della mietitura, sceglieva uno straniero ignaro che passava da Celene, lo ospitava a palazzo, gli offriva un'abbondante colazione e poi lo invitava a partecipare alla mietitura. L'ospite si dava da fare nei campi tutto il giorno e alla fine, quando arrivava la sera, tutto stanco e accaldato, riceveva un bellissimo premio, ovvero Litierse gli faceva tagliare la testa. E poi il corpo privo della testa veniva avvolto insieme ai mannelli di grano e stipato in un granaio. Questa era la vicenda. Nell'antichità ci sono vari cenni, pare che fosse la storia di Litierse al centro di un'opera teatrale di Sositeo. Sositeo è attivo nella prima metà del III secolo a.C., fa parte della cosiddetta Pleiade. Un gruppo di autori alessandrini che si occupano di teatro e da una serie di frammenti conosciamo qualcosa del suo Dafni o Litierse. In quest'opera teatrale il protagonista, appunto, era Dafni, innamorato di una fanciulla di nome Talia o Pimplea, la quale veniva rapita dagli sgherri di Litierse che poi la teneva presso di sé in schiavitù. Dafni scopriva dove era tenuta prigioniera la sua amata e rendendosi conto di non poter da solo affrontare Litierse, coinvolgeva Eracle, il quale, come è noto, era sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno ad affrontare i malvagi e i prepotenti. E dunque Eracle si presenta da Litierse, che non ha idea di chi sia, e si offre volontariamente per partecipare a quella famosa mietitura nella quale così tanti avevano perso la testa. Solo che al termine della giornata Eracle non si fa certo decapitare, ma sarà lui a uccidere Litierse, a buttarne il corpo nel fiume Meandro e a liberare l'umanità da quel flagello e naturalmente restituisce la bella Talia al suo innamorato Dafni. Probabilmente si trattava di un dramma satiresco, ripreso eccezionalmente in epoca ellenistica. Sappiamo che il dramma satiresco era un po' la Cenerentola delle forme drammatiche dell'antichità, era la composizione che concludeva le tetralogie tragiche, era una composizione più leggera, appunto a lieto fine, spesso parodica, e appunto Sositeo avrebbe deciso di riprenderla inserendo un elemento romantico, come spesso avviene in epoca ellenistica. Sositeo è attivo in epoca ellenistica e dunque inserisce la storia d'amore tra Dafni e Talia a far da corollario alla vicenda di Litierse, che forse
era stata trattata in precedenza, ma su questo non c'è certezza, da Euripide in un altro dramma satiresco che è andato completamente perduto e che era intitolato I Mietitori. I Mietitori, secondo alcuni, potevano essere i satiri del coro che appunto partecipavano alla mietitura alla corte di Litierse. Certo è, questo come dire, non abbiamo sicurezza, ma certo è che spesso Eracle era protagonista di drammi satireschi, spesso affrontava mostri, briganti, re malvagi, e era il campione all'interno dei drammi satireschi, ma più in generale, come dire, nel corpus dei miti che lo riguardava, il campione della grecità contro la barbarie e contro soprattutto la violenza e la ferocia della barbarie. Questa è la visione, come dire, che nell'antichità si ha di questo mito di Litierse, il quale tuttavia, pur essendo un mito appunto ricavabile dalle note a piè di pagina del mondo antico, è destinato a essere ripreso in maniera estremamente significativa nel Novecento da chi? Da Cesare Pavese. Dove? Nei dialoghi con Leucò. Il 14° dei dialoghi è intitolato L'ospite, e quindi collocato proprio a metà dell'opera, e già questo rivela la sua significatività, e vede come protagonisti appunto Eracle e Litierse, che parlano appena prima della mietitura fatale. L'ospite è stato rivalutato, molto rivalutato in anni recenti, dalla critica che si è accorta come nel riprendere questa storia, così apparentemente così oscura, questo mito così marginale, Pavese lo abbia fatto utilizzando un filtro molto rilevante, il filtro che gli veniva dall'avere riletto nel 1946 Il ramo d'oro di James George Frazer. Si tratta di un'opera monumentale che viene pubblicata in più edizioni tra fine dell'Ottocento e primi del Novecento, e che è, come dire, l'opera fondante dell'antropologia. Frazer mette in parallelo, compara, paragona, miti, usanze popolari, tradizioni folcloriche, superstizioni, credenze di popoli di tutto il mondo e di tutti i tempi, dagli antichi fino a noi, fino agli indigeni, come dire, dispersi in tutto il mondo, li compara nell'idea di poter dare una visione storica di tutta questa serie di credenze, di delinearne uno sviluppo. E dunque un intero capitolo del Ramo d'Oro è dedicato al mito di Litierse, questo mito, ripeto, apparentemente così marginale, che aveva invece molto interessato Frazer, perché era stato in grado di paragonarlo a tradizioni analoghe diffuse in tutto il mondo, tradizioni che parlano di sacrifici umani in occasione della mietitura o una forma sostitutiva, diciamo edulcorata, sacrifici di immagini, di sostituti degli esseri umani, a volte di animali, a volte di fantocci, ma comunque diciamo un corpus di tradizioni che riguardano il sacrificio in occasione della mietitura del grano. E Frazer sosteneva appunto che il mito di Litierse fosse un ricordo di un'epoca in cui alla fine della mietitura veniva sacrificato un uomo perché il suo sangue vivificasse la terra per il prossimo raccolto, la prossima mietitura. Pavese fa sua questa visione e la inserisce nella propria rielaborazione della storia di Litierse. Litierse dirà ad Eracle che ha bisogno del suo sangue al termine della giornata di lavoro, dopo che ha sudato, del suo sangue ribollente per fecondare la terra in vista dell'anno prossimo, ed Eracle gli ribatte, risponde. Eracle dice, ma non sarebbe anche più giusto trovare il modo di uccidere un'ultima volta chi da solo fecondasse per sempre la terra e le nubi e la forza del sole su questa piana? Ci sarà su questa piana chi si è nutrito, risalendo i suoi padri, di tutti i succhi delle stagioni, chi è tanto ricco e tanto forte e di sangue così generoso da bastare una volta per tutte a rifare la terra delle stagioni passate? E Litierse replica, tu mi fai ridere, straniero, sembra quasi che parli di me. Sono il solo in Celene che attraverso i miei padri sono sempre vissuto qua giù. Sono il Signore e tu lo sai. Ed Eracle ribatte, parlo infatti di te, mieteremo Litierse. Sono venuto dalla Grecia per quest'opera di sangue. Qui vediamo che l'intervento di Eracle non è più interpretato come la vittoria della grecità sulla barbarie, ma come il superamento del sacrificio. Quindi
Eracle fa un ultimo sacrificio che però basterà per sempre a vivificare la terra, il sacrificio del re, perché il re, come Pavese sapeva per aver letto Fraser, in alcune culture del mondo viene sacrificato in quanto una sorta di superuomo, il cui sangue, in questo caso, è superiore a quello di tutti gli altri e vivificherà la terra per sempre. Questa è l'interpretazione che dà Pavese, un'interpretazione che potremmo dire etimologica, quindi della storia di Lityerse, sulla base di Fraser. Ma fa anche di più, e per vederlo ci basta leggere la didascalia che apre il dialogo successivo, intitolato I fuochi, e in questa didascalia Pavese osserva: anche i greci praticarono sacrifici umani, ogni civiltà contadina ha fatto questo, e tutte le civiltà sono state contadine. Quest'ottica è l'ottica di chi, pur amando i greci, e la grecità, come Pavese l'ama, decide tuttavia di tirarli giù dal piedistallo sul quale sono stati messi. Anche i greci hanno avuto in comune il sacrificio umano con i frigi e quindi non sono stati così differenti dalle terze. Qui viene ribaltato proprio l'assunto invece che c'era nell'antichità, viene reinterpretato in un'ottica che potremmo dire antropologica. È l'ottica di chi, appunto, decide di vedere greci e romani per quello che veramente sono, ed è l'ottica che pratichiamo, abbiamo anche a Siena, perché quello che si fa a Siena è studiare, cercare di comprendere sempre meglio i greci e romani e amarli, ma per quello che sono, quindi cercando di capire veramente quella che è la loro mentalità, la loro cultura, la loro civiltà, per quello che sono veramente e non per quello che vorremmo o che qualcuno ha voluto che fossero. Io mi auguro che queste riflessioni, questa brevissima lezione, vi possa essere utile, vi dia degli spunti di riflessione, e naturalmente vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per la vostra maturità, che sarà sicuramente una maturità molto inusuale, ma che spero vi dia tutte le soddisfazioni che vi meritate.